Ci siamo eh, buongiorno a tutti grazie per essere qui eh, la terza le ricordati lectures siamo all'inizio di questo percorso del nuovo anno sono qui con noi oggi Pier Dante Piccioni e Luca Argentero cioè i docs quello vero e quello verosimile e Cristiana Capotondi che condurrà la loro conversazione Massimo Grandi, che è l'amministratore legato di Ricordate Italia, che ha reso tutto questo possibile. Credo ci sia in collegamento anche il produttore di Doc, datemi conferma, Luca Bernabei. Luca, mi senti? Eccoti, ce l'hai fatta, ciao. Sei in mute, si dice così in gergo. No, a me non mi risulta, mute Eccoti, adesso ah, ti ecco. sentiamo. <ride> Eccoci. Ciao Luca, siamo qui con uh, ci Ciao, sono Salto. Luca Argentero, Pierdante Piccioni, Cristiana Capotondi e siamo in Ricordati Italia, in via Roncaglia a Milano. E ci manchi molto, siamo contenti di averti qui collegato e c'è qui con noi anche l'amministratore delegato di Ricordati Italia, Massimo Grandi. Sì, sì. E, intanto grazie, Buonasera. come va Doc? Doc va benissimo ringraziando Dio, è la serie più vista dell'anno ed, ed è il successo di, di, degli ultimi anni, di Rai. Ringraziando Dio, quindi eh, va bene, e questo si deve secondo me al fatto che è una serie eh, che parla di, eh, eh, di eroi del quotidiano: eh, questi medici fanno bene il proprio lavoro, lo fanno con eh, amore. Con, con, con attenzione nei confronti del, del, del paziente, eh, ma anche direi soprattutto come Pier Dante sono, sono, sono uomini che non perdono la speranza. Eh, sono un po' i medici che tutti vorrebbero, vorrebbero avere e sicuramente eh, l'empatia è un sentimento eh, importante. Uh, per chi fa il mestiere del medico ma nella vita eh, eh, ha trovato, ha sposato con Luca grandissimo, un grandissimo interprete eh, per questo credo che la gente lo ami e voglia continuare a vedere le storie è vero senti Luca, grazie noi ci, ti ringraziamo moltissimo per aver reso possibile questo iniziamo la nostra grazie lecture a voi. Eh, grazie se hai voglia di seguirci Buon amore, vi e a presto ci vediamo presto a Roma Grazie, ciao, ciao grazie. Luca, grazie un applauso. Lascio la parola a Massimo Grandi, la, il nostro amministratore delegato, per un saluto e poi si va a Cristiana, Luca Pierdante. Ah, intanto grazie di essere qua. C'ho un po' di ansia perché non era mai successo alla terza lettura, ho incontrato una collega, non dico il nome, mi ha detto non fa il solito pistolotto se non rubi tempo agli ospiti così importanti e così fighi, fai veloce. Però vi voglio dare il benvenuto in questa casa ricordati che è una casa per noi abbastanza nuova, siamo qua da pochi mesi. E prima stavamo più vicini allo Stadio San Siro. Questo come vedete è un open space e l'idea è un po' di aprire l'azienda per far circolare aria, ma soprattutto idee e quindi il concetto di aprirla. Grazie al, alla genialità di Salvo abbiamo fatto questo El Verse che vuole essere il diciamo gemello digitale di questa casa Ricordati. Dove, come diceva Salvo, eh, diciamo la cosa più significativa è questa decisione di fare ogni mese, mese e mezzo, delle letture, aprire il mondo anche a persone importanti che hanno esperienze, diciamo, proprio diverse da quelle del mondo, del mondo Ne Abbiamo fatto una eh, sul tema molto complicato della privacy, con il garante della privacy, l'altro anno. E la seconda l'abbiamo fatta, abbiamo fatto proprio un salto sulla luna con la Cristoforetti, eh, che appunto ci ha parlato di spazio, ma anche di eh, gli esperimenti che si fanno nel mondo farma nello spazio. Oggi abbiamo questa grande occasione con voi, quindi grazie ancora. E vi anticipo che già eh, ne abbiamo pianificate altre due, una a febbraio, con la professoressa Ilaria Capua per parlare della grande sfida del One Health. E eh, un'altra a marzo eh, con la professoressa Riscigno, che è diciamo, un po' il guru di quel genio del microbiota, insomma, tutta questa roba che abbiamo eh, nella pancia che sembra, appunto, ci deve ancora riservare tante sorprese dal punto di vista, dal punto di vista scientifico. Io, appunto, vi ringrazio. Guardando eh, la vostra serie, devo dire. Mh, mi ha sempre colpito una cosa: noi stiamo sia come azienda, ormai in tutti diciamo, gli ambienti, compreso quell'aziendale, si chiede sempre velocità, si corre dietro, noi i numeri. I medici negli ospedali si corre dietro a guadagnare tempo e si cerca di mandar via il paziente il prima possibile. Mi colpisce sempre guardando quello che fate. Il vostro tentativo invece di fermarsi a guardare questo paziente. Il concetto dell'attenzione, no? Che penso negli ospedali a maggior ragione, ma anche nell'azienda è una grande forma di generosità, penso. Quindi grazie, almeno questo è il messaggio che leggo io per quello che ci date e date a tutti i telespettatori. Grazie ancora di essere qua. Io raccolgo il testimone da Massimo, salvo e Massimo grazie, questa eh, giornata mi è particolarmente lieta perché siedo davanti a due persone che in realtà sono una, almeno nel percepito ed è per la prima volta che mi capita di dover parlare di due persone ma intendendone una e parliamo di Doc, parliamo di, della storia di Pier Dante Piccioni che è una storia molto particolare, talmente particolare che diventa un libro di grande successo e poi diventa una serie. Parliamo di un uomo, un primario, di un ospedale, dell'ospedale di Lodi, che uscendo dall'ospedale fa un incidente in macchina, rientra nel suo stesso pronto soccorso, nel pronto soccorso del quale è primario, rientra da paziente, si sveglia poco dopo ma in realtà si sveglia 12 anni prima, perde 12 anni della sua memoria per una, diciamo una, una, diciamo un trauma cerebrale, non so se uso i termini giusti, non me ne vorrai, spero Pier Dante, e da quel momento in poi chiaramente la sua vita è a riconquistare la sua vita, a riconquistare i 12 anni persi, ma a riconquistare la sua identità, a riconquistare la sua professione, la sua famiglia, il rapporto con i suoi figli. Perde 12 anni e eh, lascia l'Italia con la lira. Senza crisi economica, senza social network, con un figlio di 8 anni e si ritrova con un figlio ventenne, con i social network e con l'euro. Nel frattempo, chiaramente, anche la medicina in 12 anni ha fatto molti progressi e quindi Pier Dante lotta per riconquistare addirittura la sua professione e diventando il doc che conosciamo, quindi sviluppando l'empatia che poi lo porta a scrivere questo libro che arriva nelle mani di Luca Bernabé e diventa questa serie straordinaria, incontra anche questo sorriso meraviglioso, questo attore eh, straordinario al quale vogliamo tutti bene, che tutti vorremmo avere come fratello, come amico, come medico, evidente, sul comodino. Quindi regaliamo un Luca Argentero per questa giornata anche a voi, quindi venite come unica persona quale siete, Pier Dante Piccioni e Luca Argentero. Grazie, grazie, grazie Grazie Cristiana. Troppo buona. L'unico non scienziato di tutte queste letture siamo sono io, siamo io e te. Siamo io e te, gli unici non scienziati. Speriamo di non abbassare troppo il livello della conversazione. No, noi quindi... dobbiamo limitarci. Io limitarmi a fare domande e poi soprattutto chiederti, però in tutta questa vicenda straordinaria perché sono numeri straordinari l'abbiamo detto il 26-27% di share alla terza edizione di una serie così fortunata che va in 50 paesi nel mondo il format è stato comprato dagli americani Pazzesco. quindi diventerà una serie americana e tu incontri una fortuna che capita a pochi attori nella vita cioè di incarnare un personaggio e di diventare quasi quella persona ma io l'ho capito quando ci siamo visti la prima volta nei, noi ci siamo incontrati negli uffici di Luca e loro mi hanno parlato del progetto ma non me l'hanno raccontato mi hanno detto incontra Pier Dante e tutti mi avevano un po' messo in guardia eh, non, non tanto per la, la persona, per il personaggio ma per il suo modo di, di approcciarsi alla realtà che un po' è cambiato dopo, credo, dopo, dopo l'incidente no? e, e quello che ha accennato Luca quindi la capacità di trasformare un problema in un'occasione, è impersonificata da, da quest'uomo quest che è qua a fianco, eh, che ha uno sguardo molto... Io, voi non lo, potete, non lo potete percepire perché serve starci magari seduti alla scrivania una mezz'oretta, ha uno sguardo molto diverso, molto profondo, penetrante. È eh, che dà una caratteristica fondamentale a Doc che oltre alla sua naturale empatia questo amore per il paziente bla bla, bla, ma soprattutto ed è la caratteristica che io eh, amo di più del mio personaggio e di Pier Dante è la sua essere prefrontale cioè eh, <ride> spiega. <ride> sì. spiega la prefrontalità che è un, uno degli effetti degli... noi l'abbiamo raccontato così, così tu me l'hai raccontato così io lo interpreto più o meno così assieme agli sceneggiatori, perché poi ormai lavoriamo molto a stretto contatto con gli sceneggiatori. Cioè lo sceneggiatore è sempre pierdante. Il sceneggiatore un po' è pierdante e un po' sono, lo ricordiamo, Francesco, Francesco Arla, anche Viola Rispoli, sì. che ormai diciamo che quest, io pierdante, Francesco e Viola, perché poi i registi cambiano, in realtà abbiamo una... Una sorta sì. di fusione naturale, no? L loro scrivono sapendo esattamente come sì. dirò quelle battute, cioè dopo così tanto tempo che lavoriamo assieme è naturale. E, comunque la caratteristica che mi piace più è la prefrontalità, ovvero l'incapacità di non dire quello che pensi. Cioè, eh, che per un medico è un problema, nel senso. Cioè è una dote, ma è anche un problema: se tu devi parlare con un paziente. Parlare con un familiare, parlare, eh, dire delle cose anche delicate, è difficile dirlo senza avere un filtro eh, comunicativo. E invece, io trovo che sia una, mh, quello che in realtà manca a tutti noi oggi. Ma ci manca quel, quei, me, quei medici che tutti vorremmo avere, quell'empatia, quell'affetto, ma ci manca anche la sincerità di guardarci negli occhi, dritti negli occhi, dirci quello che. che, che che sentiamo di doverci dire, dire la verità, essere, essere prefrontali in, in senso buono, no? in senso positivo. Eh, siamo, ci sono mille filtri, mille, mille apparenze, devi, mille ruoli diversi che uno deve, per cui devi, sei l'amministratore delegato, quindi devi dire e fare alcune cose, sei il primario di un ospedale, devi dire e fare alcune cose. Sei un attore, quindi devi comportarti in un certo modo. Essere perfrontali significa essere onesti e sinceri e diretti con le persone e trovo che questa sia una delle caratteristiche più nascoste del, del progetto, ma, ma che in seconda battuta creano un affetto più profondo, perché ti rendi conto che quella persona ti sta guardando realmente, ti sta dicendo veramente quello che pensa, il suo affetto è sincero e onesto. Eh, vuole bene alle persone che ha a fianco e eh, ci tiene che stiano, eh, non solo i pazienti, ma la sua squadra ci tiene che, a, a che stiano bene. Questo è più ardente nella vita di tutti i giorni perché è una persona così onesta, trasparente ed è una cosa che io invece ho imparato molto con, con Doc: è una cosa che mi porto a casa. Eh, cerco di essere più trasparente possibile, più prefrontale possibile. possibile. Oggi impariamo una cosa nuova: l'essere diretti, l'essere trasparenti, comunque non avere questi filtri che molto spesso ci impediscono anche no, di essere diretti. Eh, è una caratteristica che ha a che fare con. Una situazione molto particolare perché tu questa prefrontalità l'hai conquistata con un incidente, però Doc ci insegna che invece può essere una scelta perché oggi il medico Pierdante che si è risvegliato direbbe al medico precedente che forse deve imparare delle cose da questa, da questa assenza di memoria, da questa prefrontalità. Assolutamente sì. Ehm... Sì, quello che diceva prima Luca è esattamente quello che ho provato io con lui. Eh, uno delle mie, dei miei problemi era proprio quello di essere accettato come prefrontale, come quello che eh, dice quello che pensa, ma spesso non pensa a quello che dice. E questo eh, ha degli effetti collaterali, eh, credetemi, lo sapete benissimo. Ecco, noi tendiamo a essere prefrontali nei rapporti di coppia. Immaginatelo, sì, ci liberiamo. Il prefrontale è quello è, è libero, è, è, il, è la critico, il, la, la persona che, che non mette filtri, come, come diceva Cristiana prima. Ecco, immaginatelo sul lavoro, eh, amministratore delegato, potrebbe <ride> creare qualche, qualche problemino, però eh, non riesce a non farlo. E, e, e questo è, è, è un bene da un certo punto di vista raggiungi dopo un po' anche un tentativo di equilibrio, forzandoti. A me è capitato purtroppo con delle lesioni cerebrali dopo l'incidente, eh, dovute sia al trauma diretto, alla botta che ho preso da questa parte, con il contraccolpo, mi sono capottato con la macchina, ho tirato dritto una curva, e per l'ossigeno che mi è venuto a mancare eh, in quei 14 minuti. Che sono rimasto senza che, che l'ambulanza arrivasse, farò il prefrontale nella vita il fattore C è tutto eh? <ride> perché eh sì, eh. sono stato educato, salvo l'ho detto solo C eh. non sei stato prefrontale potrebbe essere quasi G o C, perché ehm, se dovete fare un incidente fatelo nel posto più vicino dove partono le ambulanze del 112 <ride> Perché quello, quello conta, eh, con, conta tantissimo. Eh. Time is brain, no? come dicono in maschio, tante cose. Ma se fosse stato lontano tre chilometri da dove partiva quell'ambulanza, non sarei qui a raccontarvelo, ci sarei magari su un altro tipo di seggiola. Avremmo eh, fatto una serie postuma. Avremmo cioè fatto, un, esatto meta, no, no. Una, eh, Questa <ride> può essere un'idea, una serie postuma. No, no. no eh, per dire che eh, una delle cose, e poi concludo, che davvero diventare paziente mi ha cambiato il punto di vista, e eh, non c'è come provare per capire. Questo è, 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 è banale, ma soprattutto diventare disabile mi ha cambiato eh, l'approccio, perché eh, perdere 12 anni di memoria è una grossa disabilità vi do un compito provate a chiudere gli occhi e fare voi oggi meno 12 provate a immaginare cosa significa dal punto di vista lavorativo personale storico eh? Magari C alcuni dicono ammazza. Magari. È magari. La prima cosa che mi ha chiesto Cristiano <ride> prima, nel chiacchierando <ride> eh, poco prima. Eh, sì, e eh, 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 concludo dicendo la battuta <ride> che mi fanno i miei amici e mi dicono. Prima parlava del pippotto, la dinfa. Pier tu continui a fare, a volte anche doc mi dicono, continui a fare questi pippotti sulla tua amnesia, ma tu ti rendi conto di quanto cia hai avuto a perdere i 12 anni dell'adolescenza dei tuoi figli? Credo che i genitori qui eh, converranno, che, che potrebbe essere un valore aggiunto. Quindi, tolta la battuta, scambierei altri 12 anni per recuperare un ricordo. Pier Dante, ehm... Quanta prefrontalità hai dovuto gestire nello scrivere una sceneggiatura, diciamo un po' quattro mani con gli sceneggiatori, perché le regole della televisione non sono quelle della vita, da qualche parte, no? Vero, verosimile. E quindi hai dovuto vedere la tua storia diventare anche, sì. anche nel nome, per esempio, no? sì. nei, nei nomi dei personaggi, nelle dinamiche interne ai eh, personaggi, nelle storie tra i personaggi. Quanto di te hai dovuto trattenere o quanto comunque in qualche modo hai pensato che questa storia fosse necessaria a far arrivare al pubblico e quindi alcune cose eh, dovevano lasciare alcune cose vere, dovevano lasciare lo spazio, spazio a certo. un senso di, di, di fiction e di intrattenimento. E la cifra che ci siamo dati è una metodologia scientifica questa, sia nel, in tutti i casi clinici che vedete o anche nel racconto della mia storia si parte dal vero. La buona sanità, lo sapete tutti, non fa notizia, è noiosissima. Eh? Il 98% dei diabetici che non hanno problemi se ne frega. Non Oddio, interessa noi speriamo nessuno. di essere il 2%, però insomma... È quel 2% che, che ti permette di raccontare quanto conti quel 98%. No? Ti fa il... Eh, eh, il L'uomo che morsica il cane è la notizia giornalistica, il cane che morsica l'uomo. Siamo assolutamente abituati. Quindi, la cifra che ci siamo dati con Francesco e con Viola è. partiamo dalla realtà e io racconto le cose come sono andate. È andata così così come faccio nei libri. Eh, io sono, ho la fortuna di essere per il mio ruolo, mi occupo di eh, disabilità adesso, di integrazione ospedale territorio, ho a che fare con migliaia di storie. Ecco, io sono il raccogli storie, Cristiana, e la do, le do a persone come lui che le interpreta, come Francesco Arlanca, che riescono ad essere dei bravissimi canta storie. Io sono quello che raccoglie e loro sono quelli che... Poi troviamo anche lì un equilibrio senza stravolgere troppo, ma cercando di eh, arrivare il più possibile a quello che si chiama il pubblico generalista. Il, di, la, chi è, voi mi ricordate qui, mi capirete perfettamente, l'obiezione che mi fanno gli sceneggiatori più frequentemente è, doc, non stai facendo una relazione a un congresso, perché io tendo a scientizzare, no? a mettere, a, a tirar fuori... Le mie skills, le mie caratteristiche, quello che in fondo ho voluto essere, ho studiato per essere e che sono. Ecco, loro riescono a trasformarle e a renderle fruibili, perché altrimenti sarebbe un diamante grezzo, per quanto posso io essere un diamante, eh, ma un, una pietra che non la puoi mettere nell'anello, il bello è, è, è indossarla, il bello è toccarla, il bello è annusarla e viverla. ecco questa è, è, è un po' la, l, si parte dal vero e poi lo si romanza, che però è il vostro dovremmo, mestiere, no? Però dovremmo chiedere al pubblico: qui ce n'è molto di pubblico affezionato, di doc, ma anche da casa se volete, un sacco di uomini, eh. tanti uomini <ride> <ride> sì. Luca. Uomini, ma anche qualche cosa, come, come a teatro, qualcuna, <ride> sì. però anche da casa noi. Quindi è un pubblico diciamo esponenziale sì, rispetto a quello sì. che abbiamo qui. Potete mandare una mail a helpbers.chiocciola perché la domanda è secondo voi, ma voi lo saprete perché sicuramente il pubblico quando lo incontrate vi racconterà precisamente quello che ama di doc. È vero che eh, i casi sono chiaramente riportati, i, i casi di Locke sono molto vicini alla realtà, ma quanto conta invece, al di là della parte fiction, far arrivare alle persone <coughs> con competenza il mondo del medical drama? Perché questo è un medical drama a tutti gli effetti, è ritmato, c'è cioè un, un lavoro di regia importante per restituire questa parte qui. Quanto secondo voi piace della storia personale e quanto invece affascina del medical drama? Vai tu, è una formula magica che a tavolino nessuno conosce ed è un mix di cose che succedono. Noi, la, la, la prima preoccupazione è sempre stata quella di non ehm, tradire la figura del medico. Cioè è una categoria troppo importante per raccontarla in modo approssimativo o o anche solo per sbagliare il modo in cui metti un accesso venoso, cioè non ti puoi permettere degli errori. Accesso venoso, questa vi rendete conto chi è il vero doc tra i due? No, vabbè, oramai... Oramai, eh? Accesso venoso. Io so fare un'isteranesectomia, va bene. È chiaro. Noi adesso te ne chiediamo prova. No, però non puoi, dal come utilizzi la terminologia, a come... Ripeto, tasti un addome, a come, cioè, non puoi farlo in modo approssimativo, sì, sbagliato. Certo. No? Quindi, noi abbiamo tutta una serie di consulenze: dalla consulenza del, del professor Landolfi del oh, sì. Genere di Roma, la consulenza ah, di Pier Dante, sul set degli infermieri che ci dicono esattamente cosa fare e sì. come sì. fare. Quindi, da una parte c'è l'affetto che. quello che si, quello diceva eh, Luca Bernabei prima, da una parte c'è il medico che tutti vorremmo incontrare, quindi quel tipo di cura che un paziente riceve. Sì. Umanità, empatia. Umanità, empatia, quello che vorresti che succedesse in ogni ospedale. Io, devo essere sincero, è una cosa che eh, reputo abbastanza comune, per le pochissime, per fortuna, esperienze che ho avuto, non ho mai trovato degli stronzi. Adesso. Con tutto la Ho sempre trovato persone dedite, cioè gente che, che, che ti guarda, che ti osserva, poi magari sono incasinate, ma tutti noi abbiamo una giornata incasinata, magari quella hanno un po' più fretta, un po' meno fretta, ma io difficilmente ho trovato un medico respingente. Eh, però magari sono semplicemente stato fortunato. Io ho l'opinione che invece la nostra categoria, cioè in Italia siamo molto fortunati. Cioè Viviamo anche in un sistema fortunato. La, la serie sta per andare in America. Io non so come la racconteranno una cosa. Cioè, non è tanto ben raccontata la, nei medical drama americani, questa cosa qui che se non hai la carta di credito, cioè, com come ti raccolgono? Il, il paziente zero? Quello. Ma maestri, eh, quello del Covid. come, no, no, come no. si chiama tu, in Italia se tu raccatti uno per strada senza documenti lo porti in un ospedale, è ignoto numero, eh, ignoto numero, ignoto numero sì, sì. quello lì corre il rischio di essere operato la mattina stessa dal miglior cardiochirurgo che ah, c'è certo. nel nostro okay. paese, no? Sì. questa è una fortuna che noi... No, no, in America in effetti questo non è chiaro, no, che se eh, tu non eh, hai esatto. la carta di credito muori. Quindi un misto è, un misto è la professionalità medica e un, è secondo me una buona parte, perché poi è una fiction e il nostro pubblico non è soltanto un, è un caso che il nostro pubblico sia anche un po' più giovane della media, direi uno. Però la signora ama la storia. Poi l'intreccio, la storia personale, la, 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 la storia d'amore, i pazienti, i due vecchini che, che si amano, e con il vecchino che sta male, la vecchina. Cioè, è un, è un, è un bellissimo mischione. Però in questa serie, in particolare, in questo mischione, c'è anche un contrasto forte perché. Dottor Fanti si trova alle prese con un tema di manageriale, quindi di, diciamo di, di, di far andare avanti la macchina amministrativa e togliere tempo invece alla cura del paziente, al rapporto con i colleghi e quindi alla costruzione di tutta quell'attenzione della quale parlavano prima Salvo e Massimo rispetto ad un tempo che è quello che, di cui abbiamo tutti, che abbiamo tutti a disposizione: sono le 24 ore, in cui devi gestire anche la macchina. Mm. E quindi in qualche modo anticipate anche un po' una. Una proposta di un tipo di sanità diversa, no? Mi sembra di aver sentito che c'è la speranza che la sanità, che comunque è un oggetto abbastanza attenzionato nell'ultimo periodo, vada in una direzione. Che dici, Luca? È un po' un'utopia. Cioè, eh, noi il tema lo trattiamo, lo dicevate prima voi, poi siamo all'interno di un'azienda farmaceutica, il denaro, il business, all'interno di tutto questo pentolone. Eh, ci riguarda tutti, cioè voi siete qui a lavorare sì, per eh, creare strumenti per curare le persone, ma l'azienda è fatta per creare denaro, per creare profitto. L'ospedale sta andando in quella direzione, nonostante non debba prevalere all'interno dell'ospedale, e forse all'interno del reparto, e forse all'interno semplicemente di medicina interna, che è un reparto molto particolare rispetto agli altri reparti, la tendenza è l'iperspecializzazione. No? Quindi, che un, un paziente venga, a tendenza americana, la tendenza internazionale, la tendenza della, me, della medicina, eh, quella che rende di più è l'iperspecializzazione, cioè ti faccio sempre esami più particolari, più specializzati, più costosi, però più specifici. Difficilmente, tengo un paziente in medicina interna due settimane e lo osservo per capire meglio che cos'ha e raccogliere tutti i dati. È un atteggiamento antieconomico. L'ambizione quest'anno del nostro racconto era quella di dire. Attenzione, si sta andando in quella direzione lì, non perdiamo soprattutto in un paese in cui la sanità è impostata in questo modo, almeno in questo tipo di reparto, questo tipo di attenzione, perché se andiamo solo in quella direzione là, sicuramente per l'azienda ospedale sarà un bene, per eh, alcuni tipi di patologie magari è un bene, tu risparmi i giorni, vai diretto, in individui il problema, fai un esame iper specialistico, con una macchina super mirata per, per quel problema lì, per altri pazienti che hanno bisogno invece di essere osservati, di essere guardati, di essere capiti. La nostra tesi è, se tu lo ascolti, è il paziente che ti dirà veramente che cosa ha. E quella cosa lì inizia a, esserci, a non esserci più tempo per farla e la battaglia di Doc quest'anno è questa. Quindi è chiaro per tutti il discorso economico, siamo tutti sulla stessa barca, in qualche modo dobbiamo farla funzionare. Però è importante non disumanizzare eh, un, un settore che fa dell'umanità, secondo me, un, un, un punto troppo importante. Certamente sì, soprattutto nei reparti internistici. Quello che è il messaggio, di, ne abbiamo parlato con lui, con gli sceneggiatori, era proprio di far eh, attraverso questa contrapposizione, far eh, ricordare, eh, intanto far capire un po' come funziona, perché tutti, pochi sanno che noi medici dobbiamo andare a contrattare il budget, abbiamo una serie di, cosa qua. Una serie di eh, incombenze, più sei alto di grado, più ti tocca eh, contrattare questo, perché occorre un equilibrio tra eh, il rapporto col paziente e anche la, la parte economica. Però parliamo tanto di medicina personalizzata e pensiamo subito alla genetica. No? Eh, voi che siete una, una casa farmaceutica, o chi ci sta ascoltando e ha qualche esperienza del genere, sa che funziona, la, terapia, la, la, la medicina che fondamentalmente è di, diagnosi ma terapia personalizzata, quella che chiamiamo medicina di precisione, per ora è un po' confinata a quella che è la parte tecnica. Ecco, stiamo. Eh, abbiamo, uno dei messaggi che abbiamo voluto dare, e è quello ad esempio di cui mi sto occupando io adesso, è che ci sono delle terapie non convenzionali che funzionano come tanti altri farmaci. La scrittura. Il paziente che scrive di sé, durante il ricovero, esce prima. Viene via prima dal eh, viene dimesso prima. Ora, per me, per il mio punto di vista, per il punto di vista del dottor Fanti, questo è un bene per il paziente. Poi però per la Marabini diventa un genio perché le fa risparmiare 800 euro al giorno di, eh sì, di, 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 di DRG, di, di ricovero, non della giornata di ricovero. Ecco, la medicina personalizzata, proprio perché parliamo di persona, e nel rapporto anche, e, e questo io me ne rendo sempre più conto. Più a che fare con gli ultimi, con i disabili, con chi ha meno eh, possibilità magari di accedere anche a strutture come il Policlinico Ambrosiano. Il Policlinico Ambrosiano è un mix tra, eh, faccio dei nomi perché tanto sono prefrontale: tra il San Raffaele, l'Humanitas, eh, Niguarda, Policlinico. Mh, non me ne vogliono i colleghi del San Carlo e Paolo del Sacco, però. Prendete un una città con tante eccellenze, infatti la sede è il, il campus il biomedico il di, di, di Roma. Eh? Eh, e ecco, un mix di tutto questo che è un po' utopico, come diceva, come diceva Luca, anzi come diceva il dottor Fanti, è un po' utopico, ma mica tanto. Eh? Eh, C'è una società italiana di medicina narrativa, il Conservatorio di Milano, il vostro Giuseppe Verdi, è il primo anno che ha aperto un corso, un biennio, in musicoterapia. Dottor Fanti. è una bomba. Eh sì, ovula quando sente queste, eh, <ride> queste cose. Visto che dobbiamo essere un po' fluidi, eh, facciamo il. Io ovulo eh, spessissimo. Eh, vedi, <ride> Ma, non Sapete ho capito questo faccio? è un tema della quarta stagione, state anticipando sì. l'opulazione Stiamo andando in quella direzione. Nella quarta stagione lo vedremo insieme. Un tra quello e Don Doc. Don e doc. Tra... <ride> Peraltro, facendovi <ride> sorridere con questa mia battuta io vi ho indotto a ricordare meglio quello che vi ho appena detto. È un trucco. Ah, ne avete vi avete anticipato, ma hai... maestri di programmazione neurolinguistica. La battuta finale, no, la battuta finale era credetemi parola di amnesico. Noi ti crediamo per definizione, però scusami, adesso io ti farei 500 domande sulla sì. sanità pubblica italiana, ma la prima domanda è, possiamo pensare di avere una sanità pubblica in Italia ad oggi? per lo stato della sanità pubblica noi possiamo andare a dormire la notte immaginando di dormire tra i guanciali di una sanità pubblica oppure no? Sì, ti rispondo con una battuta, tu sai che noi abbiamo quattro fasi di sonno, uno poco profondo, quattro molto profondo e la fase REM. Sì, andate pure a dormire, vi consiglio di restare sulla fase 2. Non andate proprio 3 i 4, potrebbe anche non essere così. No, al di là delle battute sì, noi abbiamo un'ottima sanità. Noi la gestione che abbiamo fatto noi del Covid ce l'hanno invidiata e ci hanno ringraziato e applaudito i tedeschi, i francesi, gli svizzeri, gli svedesi che hanno spudoratamente mentito sui dati di mortalità. Eh? Spero non ci siano svedesi qui in, in giro che, che non si offendano. No, perché? Perché abbiamo un, abbiamo un approccio. Eh, io insegno, tengo un corso di comunicazione in medicina d'urgenza agli studenti del sestanno dell'Università dell di Pavia. In medicina, Ecco, cose che a me nessuno aveva insegnato, ma i nostri medici, i medici che escono da noi, magari non sono iper, non sono lo specialista del pollice di sinistra, perché oramai siamo specialisti del pollice di sinistra e specialisti del pollice di destra, no? ma hanno quella visione umanistica che ci viene, ragazzi, dalla genetica dalla lingua, dal ritmo della nostra lingua, dal tipo di studi che facciamo anche prima, dalla famiglia, dall'essere italiani. Sì. Tutti i difetti possibili, ma in questo campo è un, un, un upgrade, è qualcosa che ci dà una marcia in più. E e in, qualche così, università hanno inserito, in qualche università eh, nel corso di medicina hanno inserito la cattedra di umanità proprio è, per sì. arrivare a questo punto. Io però vi vorrei far notare che tutto quello che ci sta dicendo Pier Dante, che fa parte della sua vita, fa parte di una parte della sua vita che lui non ricorda. Cioè lui è stato primario di un pronto soccorso. Senza ricordare di essere stato primario. Quindi tutta la competenza amministrativa che ha dovuto sviluppare da medico, diventando primario, l'ha imparata, l'ha reimparata dopo, sostenendo 63 esami, sì, mi meno. sembra. Quindi è una persona che ha diciamo due corsi di laurea in medicina. Sì, io sono stato due anni via dal lavoro e sono i due anni che mi hanno, dopo l'incidente che mi hanno permesso di recuperare fisicamente, ma anche dal punto di vista. Eh, proprio tecnico delle, delle competenze, ma per ovvi motivi, per evitare di mandare per una questione assicurativa, no? non puoi fidarti, eh, lo, lo spiegavo prima alla Cristiana, e dico, venite da me a farvi visitare, sono il miglior medico del mondo, credetemi, dettaglio, ho perso gli ultimi 12 anni di medicina, ma fidatevi. Sono comunque il migliore al mondo. È ovvio che non puoi. Beh, questa rischiare. è stagione 1. Eh? eh? Questa è stagione 1. Esattamente, esattamente. quello che ci sono sbrigati. Quello gli che gli ascolti lo nella dicono stagione, nella stagione 1. E, e, e quella è la mia. È la mia, è la mia è esattamente è andata così, più o meno. Poi, cioè siamo partiti proprio dalla, dalla realtà, per poi dopo eh, romanzarla, anche per arrivare a raccontare cose che ci interessavano magari un pochettino di più. Eh, quello che ti insegnano quando diventi medico, la prima roba, è l'anamnesi. Anamnesi vuol dire ascolto. La prima caratteristica dell'ascolto è stare zitti. Non è facile, eh? Non è facile stare zitti. E, ecco, il dottor Fanti ne fa un, eh, un valore aggiunto. Osserva, ascolta, quando vedete quelle inquadrature gli scappa... Tui tui tui. Tui tui gli scappa l'occhio, ecco, è una modalità, de, non dice, dottore, guardi, mi fa male, tac, risonanza, ecografia, no, ti ascolto, ti ascolto bene, anche perché le cose importanti i pazienti te le dicono sempre alla fine, sempre. Ah, eh? volevo non... dirle che... Ah, poi mi sono dimenticato che ti dicono sempre la cosa più importante, allora... L'ascolto è, è un recupero anche di, di vecchie cose. Cioè Aristotele, che era un medico, anche un medico, e l'anamnesi ce l'ha insegnato. Ippocrate. Parliamo di qualche migliaio di anni fa. Ecco, recuperare tutte queste conoscenze, la, comu, la capacità di comunicazione, sapere come mettersi. Io, ad esempio, ho imparato una cosa: io non parlerei mai ai miei pazienti qui. Mi metterei seduto qui. perché funziona in questo modo, no? Ecco, se non te le insegnano queste cose, rischi di fare quello che spiega in piedi al tuo paziente che è seduto e sei in una posizione squilibrata, perché sei in una posizione di forza. Io l'ho imparato facendo il paziente perché mi stava sulle balle il medico che mi guardava dall'alto dall che mi incombeva dall'alto. Ecco, il dottor Fanti questo l'ha imparato, no? Sulla sua pelle anche lui, e lo usa, e udite, 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 è gratis, mm -hmm. è gratis. Hai, hai, hai visto sentendolo parlare, hai capito perché Doc funziona, funziona di brutto, cioè è proprio, è pierdante la, è stato il motore, perché proprio lo senti, sei a, a, a sent, ascolti, c'è cioè un modo di fare, è, secondo me quando mi chiedono, non, 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 ormai in dieci anni, no, cinque, sei anni l'abbiamo detto tante volte. Però, secondo me, Pier Dante, e spero che lo notiate anche voi, è il segreto del perché Doc ha fatto è che lui funziona con le figlie e con le mamme, io solo con le nonne. Sei... <ride> No, io con le nonne vado fortissimo. In realtà io faccio 8,88. 8,88? 7, 888. Abbiamo 888. visto che ci sono signore che festeggiano il compleanno sì, con sì. dei micro Luca Argentaro sulla torta. L'abbiamo visto 88 anni. Questo è inquietante. In <ride> so robe... Ecco, questo non ambisco tanto. Cioè, questo, questo match meraviglioso al quale stiamo assistendo quest'oggi, no? che ci dà un po' il senso di che cosa poi sia il cinema, la televisione, comunque l'intrattenimento, la fiction, cioè portare eh, come se fosse vero nelle nostre case una storia che è frutto di una penna e nessuno l'avrebbe potuta immaginare così. Perché uno sceneggiatore si sarebbe fermato, avrebbe no, non possiamo andare dal produttore e dire che lui, perché ha subito un trauma alla corteccia cerebrale, non ricorda gli ultimi 12 anni ed è andato praticamente a dormire nel 2013, si è risvegliato nel 2001 con il figlio che ha compiuto 8 anni. Cioè, vi rendete conto che e invece questa è la storia, è la storia di Pierdante. Ma la cosa affascinante di Doc è che Pierdante siamo noi, cioè che nessuno nota che è... Veramente un caso uno su un miliardo, quello che ti è successo, perché poi l'umanità che esce fuori da questa storia, o comunque il fatto che da qualche parte lui converte questa sua esperienza per tutti, perché tu sei diventato un divulgatore rispetto mm, a questo, un po sì. porti una filosofia di medico che ci piace, che piace a noi italiani. Perché tutta la parte medical drama, che pure ci interessa, perché siamo anche un po' ipocondriaci, e quindi qualche informazione più. Da, da doc l'abbiamo avuta, però poi viene inserita all'interno di questa magia. Perché io, sentendo parlare Pier Dante, non so se l'impressione che hai avuto tu la prima volta, Luca, per cui sei stato ipnotizzato e hai detto: Sì, detto, faccio sì, funziona, doc. Lo <ride> faccio. Subito adesso. <ride> sì, detto così. È che Pier Dante è come se avesse una ricetta magica per l'essere umano. Mi dà l'idea proprio di conoscerlo, l'essere umano. Ma questa esperienza, perché tu mi hai detto: Ma anche un caso strano il mio incidente, mi viene in mente. Ma tu hai voluto a un certo punto della tua vita, hai intenzionato di fare il paziente. <ride> no, inconsciamente, eh, chiaramente no, so, vabbè, è un salto so. pindalico, però è un'esperienza quella di essere stata paziente che ti ha dato una totalità dell'esperienza dell medica sì. che è unica. Ah sì, assolutamente sì, e che va insegnata. Per poter diventare specialista in medicina d'urgenza in Israele, tu devi avere documentato che sei stato 4 ore legato su una barella in pronto soccorso. Perché non c'è come provare per capire che stupidaggine che è una roba del genere. Assolutamente no. Se tu fai, devi trovare ragionando di economia di scala, qual è la soluzione migliore per il paziente con la frattura di femore che deve essere messo in trazione ma non c'è l'ortopedia in quel posto e dove lo tieni per, eh, per dargli il meno eh, danno possibile e pensi al pronto soccorso, domandati cosa faresti tu quelle 12 ore su una barella in pronto soccorso. Se ci pensi vedi che non fai più quella proposta ma trovi soluzioni alternative. Questa è una delle litigate che io ho fatto a suo tempo con i miei direttori, quello che ti, eh, ti raccontavo prima, e ehm, mh, il vecchio direttore amministrativo dopo questa litigata mh, ha pensato di offendermi dicendomi, piccioni, lei è la quinta colonna dei pazienti all'interno del mondo medico. E ha detto, guarda, il più bel complimento che abbia ricevuto negli ultimi sei mesi è esattamente questo, qui. Dobbiamo trovare un equilibrio tra le, due, tra le due componenti. Ma non vuol dire che conta di più l'economia di scala. Eh? Beh, assolutamente no, assolutamente no. Conta tantissimo che, il messaggio che vogliamo dare. C'è la possibilità di fare una medicina in cui davvero essere diventato paziente e terapeutico è per il medico. È, fa parte proprio del corso di formazione è ECM. Io, eh, e, um, educazione medica continua per chi magari all'ascolto, voi ovviamente lo sapete, ma eh, cioè fare dei corsi, ci obbligano a fare dei corsi per avere, raggiungere un numero di eh, punti all'anno per poter dire si sei aggiornato e si chiama mi sembra educazione doveroso. Educazione. Non lo sapevo, ma, ma sì, però. Meno male, meno mi viene male male in mente ascoltandoti che tu sei un uomo gentile. Perché la gentilezza Schopenhauer diceva ha Lui molto ha a che fare sulla gentilezza. <ride> e poi il Volevo di... arrivare esattamente a Luca partendo da te, perché per me ormai siete la stessa persona. <ride> <ride> che la gentilezza che Schopenhauer diceva ha molto a che fare con la compassione, cioè, proprio con la forza di mettersi nella vita dell'altro, quindi di immedesimarsi nelle relazioni. Eh, profondamente nella posizione dell'altro e quindi di comprendere l'altro a partire proprio da, dall'altro, no? quindi non avendo una posizione propria. Questo che è molto raccontato dal dottor Fanti perché è anche un tema quello che porti tu del paziente, del dottore che diventa paziente, è anche riuscire a partecipare emotivamente alla sofferenza del paziente pur non perdendo L'essere un frontale come è, com è? iperfrontale mi porta al tema ad un tema della vita di Luca. Mi sembrate molto simili veramente. Adesso questa mattina me ne sono convinta ancora di più. Che tu sia una persona gentile. Sei una persona gentile, porti un'idea di uomo gentile, gentile con la propria compagna, sostenitore dei suoi successi affettuoso ma soprattutto sei una persona che si dedica agli altri nei modi e nei tempi che puoi e, ed hai una olus che fa diverse attività un caffè con la quale insomma aiutate, aiutate il prossimo ed è un tuo modo di, 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 di dire insomma di ringraziare la vita perché tu non solo Restituire, sei una persona direi. esatto tu non solo sei una persona gentile ma dici che la vita è stata gentile con te molto Doc, è anche una forma di gentilezza che avuta, la vita ha avuto nei tuoi confronti? Assoluta. È rarissimo incontrare un personaggio che, che genera così tanto affetto nei confronti del pubblico. Io, a mi fermano delle persone, mi fermano degli interi nuclei familiari, non la mamma, perché la mamma ci sta. La mamma è il mio target. Come dicevo prima. La nonna si gasa, assieme va la mamma, si gasa anche la figlia, cioè tre generazioni. Tu sei come intanto... un paddetto Filippo, ti tramandano, ecco. <ride> intanto, intanto questo senso di unione fa. Era tantissimo tempo che la mia famiglia non stava sul divano a guardare tutti la stessa cosa. Però no? trovo il più bel complimento che si potesse fare a uno che fa il nostro lavoro è... Quello, no? Dici, ho radunato la famiglia davanti alla televisione e non c'è il papà che guarda la partita sull'iPad, la mamma guarda la fiction turca e la figlia guarda TikTok. No? Guardia guardiamo tutti la stessa roba. Quindi, sì, è stata molto gentile perché è una fortuna, come ben sai, trovare un personaggio così. Mi do il merito di aver intuito in quella prima conversazione con Pier Dante la bontà di questo progetto, perché poi noi dobbiamo, riceviamo delle proposte e dobbiamo intercettarle, dietro di noi c'è subito qualcun altro che se non la fai tu la, 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 la fa lui. Però non la farebbe allo stesso modo. Magari non la farebbe allo stesso modo. E, e trovo che Doc sia per tantissimi motivi eh, il personaggio giusto nel momento giusto della mia vita. E questa è l'alchimia la, che ha reso magica Doc. E considera che tutta la prima stagione io passavo la mia giornata a, a, fondamentalmente a piangere perché mi rendevo conto che, che licenza poetica, nella, nella serie, per chi non l'avesse visto, Doc si risveglia da questi 12 anni e scopre che uno dei suoi due figli è morto, non c'è più. No? Io, e, e quella parte della, della serie è molto importante, è quasi tutto il blocco centrale della serie, anzi quasi tutta la serie. Quindi, io, un, una puntata su due, mi disperavo, piangevo, mi struggevo. Poi tornavo a casa e mia moglie era incinta, quindi comunque si sottovaluta l'impatto emotivo che ha la gestione di un, di un lutto così grande, con tutte le paure che ha un, un, un papà che sta per diventare papà nell'avere la propria compagna incinta all'ottavo, all nono mese, certo. Cioè, ero sconvolto dalle emozioni, quindi è una fortuna perché mi ha permesso di tra l'altro. Eh, andare a, a cercare cose che non, che non conoscevo. Ma la vita è stata gentile con me in tantissimi modi. Non, non smetto mai di... per quello che cerco di avere un approccio positivo, felice, perché mi rendo conto di essere molto, molto, molto fortunato. E che cosa fate con la vostra Ollus? Alcune cose le fate anche con Pier Dante o su questo ancora non vi siete sposati? No, per non, non Guarda, un, allora si chiama Un Caffè, la mia associazione, eh, ma qualcuno su Instagram l'ha già, già vista. Sono 12 anni che, che ci adoperiamo. Prima ho fatto una battuta a salvo, gli ho detto se avete dei soldi qua ricordate che vi avanzano, sapete dove metterli, noi li prendiamo volentieri. Sappiamo come usarli. Molto semplicemente si chiama un caffè perché prende spunto da una felicissima tradizione napoletana che è quella del caffè sospeso. sospeso. Conoscono tutti, a Napoli entri in un bar, ordini un caffè per te ne lasci uno pagato per qualcuno che non se lo può permettere. Abbiamo preso questa idea, l'abbiamo resa una, ehm, una piattaforma Completamente digitale, 12 anni fa eravamo dei pionieri, oggi è molto normale, Satispay, no? 12 anni fa invece eravamo eh, mo molto evoluti. Presentiamo ogni settimana un piccolo progetto di solidarietà, una casa famiglia che, che sta due vie più in là, che tu non conoscevi, di cui non conoscevi l'esistenza, e che soprattutto fa molta fatica a farsi conoscere. Raccogliamo fondi, doniamo noi per primi, noi abbiamo un budget nostro, annuale, mio fondamentalmente, <ride> eh, offriamo la possibilità a chiunque voglia lasciare un caffè pagato, una colazione pagata, di lasciarla digitalmente e ormai dopo 12 anni il nostro pubblico è un pubblico attivo, cioè raccogliamo dei bei soldini. E soprattutto facciamo comunicazione per quella piccola realtà. Quindi il nostro obiettivo è che tu che hai lasciato un caffè, poi domani continui a seguirla, quella realtà, perché hai scoperto che è dietro casa tua, e quindi magari passi, dai un'occhiata, vai a vedere. E facciamo così da 12 anni, un'associazione alla settimana, quindi sono 52 associazioni all'anno, per 12 anni, fate voi il calcolo. Insomma, è, un, è, un bel, è un bel, una bella esplorazione nel fantastico mondo della solidarietà italiana, che è altro pregio del nostro popolo, noi siamo un popolo incredibilmente solidale. Eh, in Italia ci sono circa 14.000 eh, piccole ondus associazioni. Ognuno di noi fa solidarietà a modo suo, solidarietà, io, noi, noi non solo facciamo questo, quello che facciamo, noi cerchiamo di divulgare la cultura del dono. Che è un, il nostro obiettivo nel nostro statuto, la cosa più importante è ricordare quanto è importante donare. Ma donare significa donare attenzione al, al alla vecchina che abita di fronte casa e che non parla con nessuno tutto il giorno, passare 5 minuti e, e, e attenzionarla per 5 minuti, quella è già una forma di dono. Eh, donare il proprio tempo, donare la propria attenzione, donare le proprie competenze eh, sì. professionali a qualcuno che non le ha. La cultura del dono. Quindi, come dicevi tu, è un modo che abbiamo avuto io e un mio compagno di università, che è il mio socio, eh, per restituire un po' della nostra fortuna è diventato oggi il mio sogno cioè quello che vorrei fare smettendo di fare quello che faccio eh, con, gioco al super enalotto non contento della fortuna che ho avuto penso di poter meritare anche, Luca se vince il super enalotto insomma ti faccio tanta gentilezza sì perché sap <ride> <ride> saprei come utilizzare quel denaro ah. per ah, creare tu, una di valanga di, di beh sì un po' lo terrei sicuramente <ride> <ride> non <so Qualcosia. ride> fosse facciato però mh, saprei come utilizzarlo quindi se vi avanza cioè, voi ne avete un sacco da ne avete un botto sì. tu ne, hai, eh, se ne avete un sacco sì. quindi teneteci presenti un teneteci caffè. presenti no, andate a dare un'occhiata sul sito sono mille modi che ne so non sapete il 5x1000 guarda che è uno strumento incredibile se non sapete se non sapete a chi donarlo? Eh, faccio io garante della bontà di, di quello che succederà con quel denaro. No, ma poi tutte le iniziative che voi selezionate. Quindi, insomma, sono sì, no, sono poi facciamo mille cose durante l'anno. Io dico sempre: proposta, i cesti posita. dono, per esempio, i, i cesti dono natalizi che il nostro no, produttore teatrale comune ci, fare, ci fa, li facciamo frangioni. noi, e, mh, io dico sempre: rubiamo i ricchi per dare ai poveri. Quindi io faccio N collaborazioni durante l'anno. Beh, adesso siamo nel Pandoro Gate, in pieno Pandoro Gate. <ride> <ride> il Pandora. Beh, sì. Guarda, io lo vivo, lo per, sento personalmente. No, beh, il Pandoro Gate. <ride> no, il tu hai citato i, i cesti natalizi. <ride> cioè lì il problema è solo che tu non devi percepire del se fai una roba di solidarietà deve essere una roba di solidarietà, che cazzo significa prendere un cachet, no? è sbagliato prendere un cachet quindi a me succede spesso, faccio tante collaborazioni sì. durante l'anno, pagate e ne faccio qualcuna no. Eh, no, no, e la dedico <ride> a questa insomma, cosa più naturale del mondo è simple eh, as that per, esatto, è simple as that quindi, qualora voi voleste eh, nonostante il Pandora Gate non perdete fiducia <ride> In chi da un sacco di anni, soprattutto magari persone note come posso essere io, ma ho, ho tanti colleghi e amici che si occupano di, di fare robe fighe: di, non, cioè, non prendete fiducia in quello che, che viene fatto perché spesso si fa nel, nel migliore dei modi e in modo molto trasparente. Senti, eh. ma non è che tu eh, parlandoci <ride> di un me. caffè del Pandorogate, che comunque è molto carino. Pandorogate era stato già utilizzato, però mh, lo, lo trovo veramente coerente rispetto sì, al fatto boh, che a non prendete più riguardo. Ma ci stai dicendo che non vuoi fare più questo mestiere? Mi piacerebbe il terzo, ah. che il terzo settore che diventasse il mio mestiere, sì, certo. Non... Non so se ci avrò voglia a 60 anni. Tu sei proprio pierdantizzato. Anni. Cioè, sei proprio pierdantizzato. <ride> <ride> Siete una persona... Sola. Sì, mi piacerebbe, mi piacerebbe molto. Penso anche di aver. Cioè, doc, sono certo che continuerò a fare questo lavoro ancora, ancora per un po'. Ne sono convinto. Ho due figli piccoli, mutuo comunque. <ride> <ride> cioè, devo, devo provvedere a loro, sono piccolissimi. Quindi comunque mi servirà eh, fare questo lavoro. Devo dire che con doc sento molto di aver chiuso il cerchio della mia esplorazione, non, penso che per ognuno di noi sia molto soggettivo, no? però ho iniziato in modo da, totalmente outsider, ho avuto delle esperienze fortunatissime e bellissime, alcune anche insieme, però ho incontrato gente come Ferzan, no? ho avuto delle esperienze professionali meravigliose, ho alla fine incontrato un personaggio meraviglioso come Doc, sento dentro di me di aver... Eh, Fatto tutto quello che, che potevo fare in questo momento, sono molto complesso, mo totalmente appagato. E mi mancava anche un personaggio come Doc, cioè così largo, così eh, popolare, così, così bello. Come hai citato, Montalbano, no? una cosa così eh, che in indistinguibile: persona e personaggio, bellissimo. Mi piacerebbe immaginare un capitolo della vita in cui eh, uno fa, fa altro e, avendo lavorato eh, al tema del terzo settore in modo così approfondito, cioè un tema che conosciamo, eh, uso il plurale, io e il mio gruppo di lavoro, che conosciamo così a fondo e che pensiamo di saper fare così bene, che mi piacerebbe eh, domani farlo di lavoro. Sì. Però, Doc 4, dai. Doc 4, doc 5, dipende dai tassi come andranno siamo nei prossimi <ride> anni. non fai dire a me il gossip eh, che ne sì. abbiamo. Lui è d'accordo, ma è d'accordo anche Luca Bernabei. Ah. Proprio per quello Spana. che diceva prima, sul, no, sul, eh, eh, lo diciamo in anteprima: Doc 20 Occhio, eh. che verrà girato in una RSA non avrà sì, lui come attore protagonista, <coughs> ma sarò io l'attore protagonista. Ah, Questo è un gossip, è un gossip. ti Faccio un'osservazione tecnica, tu che sei una detta ai lavori, Doc. È un formato. Voi non ve ne rendete conto? Vi piazzate sul divano, accendete il televisore e ve lo guardate giusto. Doc: sono 16 episodi da 50. Cioè è un sei starco, Luca. Sì, è la corazzata Minute, potionkin, potionkin, potionkin. Del, della serialità, solo don Matteo. Forse ha sì. più episodi. So, credo siano 20 addirittura, sì. o, 20, sì. 20, o 22. Sì. Durante la. C'è gente, cioè, gente che. Per ciclo, sì. Eh, sì esatto. C'è gente che muore che non si è mai ripresa. Sì. <ride> questo povero Raul si è imbarcato in questa avventura, non ne uscirà mai, mai più. più. Esatto. <ride> <ride> Però, No, che veramente è veramente un mastodonte. Noi, cioè noi ci mettiamo set, quasi 7-8 mesi a farla, e per il nostro tipo di lavoro, mantenere eh, uno standard. Qualità, il nostro lavoro è fatto per, essere, per esprimersi in un. Eh, arco di tempo un pochino più ristretto, po perché mantenere lo stesso livello di attenzione e qualità per tanti mesi, soprattutto per Doc, cioè questa serie non si chiama eh, Medicina Interna, si chiama Doc, quindi io sono tutti i giorni, tutto il giorno, è molto complesso. Quindi il tema con cui discuto sempre con Luca, per mantenere poi il nostro pubblico invece a, per atten attento. Eh, e ridurlo leggermente. Cioè fare un, mm. una serie come sono le serie contemporanee ah, sì. che sono mm. 8-10 episodi, esatto, no? Ormai se esatto. tu accendi Netflix, una, una stagione di, un, di una serie che amate, di solito sono 8-10 episodi. Ficessino 16. <ride> Va bene, allora <ride> assisteremo ad un doc 4 in un 10 puntate. In 10 episodi. <ride> Luca ha iniziato con. No, no, no. A lui non fa paura, perché, comunque lui, una volta che ha, ha finanziato il progetto, poi sempre in, eh, in via Settembrini rimane lì. seduto a quella scrivania che esatto, abbiamo messo. Non viene a Formello a luglio nel capannone, ma invece, il tema di Doc 4, quale potrebbe eh, essere? Bella questa domanda. Digitale nel mondo della medicina, l'intelligenza artificiale. c'è una puntata sull'intelligenza sì, artificiale. artificiale quello... Eh. Potrebbero essere che più interessantissime. Ovviamente ci si sta già un po' pensando, ma rimane il core business del, delle scienze umane eh? con eh, l'intelligenza artificiale. Secondo sì, è Doc che decide di andare a fare il missionario, il missionario in Africa assieme ma a no, Kidane, tutto, che quest'anno non c'è più, quindi purtroppo Doc parte. C'è tutto dalla un mondo. <ride> uh, un collegamento torna l'altro dopo, bronzatissimo. <ride> esatto. di quello, la, la, Come quando si cercano di risolvere gli, eh, gli enigmi, no? Eh, le, le, queste serie di doc eh, sono abbastanza derivate da quella che è la mia re, vera esperienza lavorativa eh. Eh, potrebbe anche essere anzi più che un potrebbe che davvero quello che sto per fare ma neanche sotto tortura vi dirò cosa sto per fare eh, diventi un, 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 uno stimolo un'ipotesi un per, per ragione, il mondo della medicina non è solo ospedaliero, eh? e vi ho già detto tanto. Una, una domanda a Pierdante per chiudere, perché io penso che veramente la storia di Pierdante, io la prima cosa che gli ho chiesto stamattina quando l'ho visto è: Ma tu da qualche parte non sei contento di aver perso quello che dicevamo prima, la memoria? Perché la memoria è anche una catena per noi tante volte, no? abbiamo la memoria di noi stessi, di come siamo fatti, di come reagiamo alle cose, delle relazioni che abbiamo costruito, molto spesso non riusciamo ad essere liberi, sfacciati, diretti, proprio perché abbiamo questa, questa memoria che, che ci costruisce quotidianamente, ci, ci rinnova nell'essere sempre quelli che siamo stati. Questa tua nuova vita, i libri, il modo in cui ti sei risvegliato, questa opportunità di essere un medico, ma anche un divulgatore. Il modo nuovo che hai di stare con i pazienti, con i ragazzi. Nasce da una privazione. Sei stato privato di, di tanto perché è 12 anni della tua memoria. Adesso. Ex post, mm. vorresti riavere i 12 anni o sei felice della vita che hai? No, non ho nessuna esitazione. Eh, Rivoglio indietro i miei 12 anni. Ma neanche Luca Argentero ti ha convinto. No, 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 se avessi, trovassi la lampada di Aladino... Come dici nel trailer, ogni ricordo è prezioso. Prezioso, sì. Ogni ricordo è prezioso. No, davvero, non è, non è tanto che mi interessi il ricordo, io voglio riprovare le emozioni connesse con quel ricordo, sia nel bene che nel male. Eh, io che divento primario, io le rivoglio quelle emozioni. Mia mamma che muore... Io non mi ricordo nulla, io le rivoglio quelle emozioni belle e brutte. La, la prima canna eh, che si fanno i miei figli. Eh, yes, eh, io la voglio. Eh, io certo che la rivoglio, ma no, per capire che papà sono stato, perché è quello il mio. Eh, oltre che, che, che medico, oltre che tante che amico che marito, che tutto. però, fondamentalmente quello che mi interessa è capire che papà. Sono stato il, il mio primo romanzo, e mm, me l'hanno recensito come una bella storia di amore paterno. E quello, mi, mi, è quello che rivoglio, io li, io li rivoglio. Lui l'ha usato, tu l'hai usato. E re, il, il verbo restituire, i pazienti, le persone lo usano con me. Restituitemeli quei ricordi, sono miei, io li rivoglio li rivoglio, li rivoglio tutti. Comunque in quei 12 anni che hai dimenticato mi ha fatto ridere la prima volta perché oltre le, gli smartphone e i social c'erano il sushi, sushi. che mi <ride> ha <ride> <ride> fatto ridere eh. <ride> eh, e, e gli smart shop, i negozi di cannabis legalizzati. Sì, sì, sì. Eh, Infatti sì, l'abbiamo messo nella prima stagione, c'è cioè, eh, che passa giorno, dice, ma, ma che cazzo sono? <ride> 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 okay, ma il mondo dove? <ride> Esattamente Dov'è la, Dov Dov la polizia? Dato che tu sei un soggetto oggetto di ricerca ancora, pensi che prima o poi qualcuno te li riderà questi 12 anni? Cioè, ci state lavorando finché tu li riabbia oppure? Sì. Ci stiamo lavorando, io faccio ancora il paziente, faccio il Ganas, ma in realtà io tra poco tempo farò un'altra stimolazione transcranica. La prima puntata lui l'ha fatto benissimo. Quando gli mettono il, il casco in testa e gli fa Ah! È andata esattamente così, cioè il racconto di quello che ho fatto io nella, eh, con questa che si chiama TDCS stimolazione transcranica a corrente continua. Tanto mi dona tantissimo quel visto <ride> sì, sì, sembra visto una cosa ghiacciata l'aviatore della prima guerra mondiale. Sì, no? Ecco, ora fa ne farò un'altra perché va più in profondità nelle vie della memoria. Senza andare nel tecnico, sul, eh, sull'ippocampo e sull'amigdala, entra un pochettino più in fondo per provare a vedere. Se funziona oltre che sui gravi Parkinson, oltre che sui gravi dementi, vedere un po'. Poi credo che la fase dopo sarà telefonare a Elon Musk per farmi impiantare anch'io. Magari, una, una, una. No, in realtà, faccio qualche cosa di diverso. Ma no, non per fare il para-C, visto che non si può dire. Ma io utilizzo molto la scrittura. Eh, come, eh, come mia modalità per rappresentare i miei fantasmi. Cioè io di, di notte non dormo, perché chi prende una botta in testa di solito non dorme tanto la notte e scrivo. Ecco, eh, l'ultimo libro che uscirà tra poco l'ho proprio intitolato con una provocazione prefrontale. Io ricordo tutto. <ride> che non è che io ricordi tutto, eh, ma è il mio sogno quello di ricordare tutto. Allora mi sono in, in, inventato... Un neurologo che ha un superpotere è ipermnesico, Esistono persone che ricordano tutto, e, e questo è un modo: poi c'è un giallo dietro, ma questo non è, però ecco, è la mia modalità un po' prefrontale, se volete, ma per dire: eh, è un po' come eh, girare con la t-shirt, sono prefrontale. Ne ho una. Eh, che è scritto, sono prefrontale. E dietro c'è scritto: E allora <ride> punto di domanda. È il mio modo per eh, vincere i miei fantasmi. E perché ne ho ancora qualcuno, è eh, cristiano, non ho ancora ah, completato. Tutti, tutti non li abbiamo. Eh, lo so, lo so. Però tu non hai buchi nel cervello documentati. Ah, ma io non lo so, magari sì. Cioè, dovrei <ride> sottopormi anch'io. I miei colleghi, mi... come raccontavo lei, mi dicono sempre, eh, a, i miei ex colleghi, siamo stati a pranzo ancora recentemente, e mi fanno, doc, ma sapere che tu venivi fuori così, ma te la davamo noi una botta in testa, molto, ma molto, ma molto tempo prima. Ora, con beneficio, di, non è istigazione alle percosse, eh, quello che vi sto dicendo, però è un modo per dirvi davvero eh, i vostri difetti, caspita, trasformateli davvero in, 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 una, in una risorsa. Eh, I miei figli mi hanno fatto una slide dove mi fa, papà, Devi cambiare. Anzi, loro sono dei, dei, delle, delle carogne, vedrete voi quando diventeranno alti. Il, mi, il mio soprannome per loro, siccome adesso ne so qualcosina, è Savio, il saggio. Mi dicono: Savio, questa è la tua diapositiva. E compare sfiga. Cade la G e compare la D. Sfida. Ecco, quello è il mio mantra. È il mio, se dovessi fare un hashtag è trasformare la. La sfortuna con l'autoironia, con la restituzione di un sacco di cose, però ecco è quello. Ad esempio, è con la scrittura a me, a me funziona tantissimo, scrivere, quindi anche un po' sceneggiare, anche fare le robe. E anche questa è un'attività, è una terapia non convenzionale. Provate a pensarci a quanto davvero abbiamo in mano e spesso ci dimentichiamo che l'abbiamo. Quella è la musica, sono le due cose. Non mi ricordo chi, perché sono in questo momento di un'amnesia totale, eh, dice che la vita non è quello che ti accade ma come reagisci alle cose che ti accadono. Sì. Io penso che tu abbia centrato la tua sfida, quindi puoi tornare a casa dai tuoi figli e dire che questo palco, le persone a casa ti hanno detto che hai centrato, ha centrato. la tua sfida in sfida. A Luca è capitata una cosa bellissima perché credo che sia un bellissimo incontro umano al di là che profe de, insomma, de, del vero. professionale il pubblico ha apprezzato, quindi un doppio gol per cui grazie per questa chiacchierata a Pierdante Piccioni grazie e a Luca Ragentaro grazie a te, grazie a voi grazie a te la linea Marco <ride> grazie Neanch'io, mi sono. Che ore sono? No, per capire Il se sono... 20 alle 4. 3. Ah, beh, siamo andati eh, bene. Il tempo no, allora. vola, eh. Siamo andati bene. Questo no, cominciamo. <ride> eh, chiudiamo qui. Grazie a tutti, a presto.